canale, come sempre Dre vi parla. Oggi siamo qui tornati e siamo in macchina, nella macchina di Drake. Sono appena uscito da mio secondo lavoro, perché non lo sapesse faccio il social media manager, lo sto dicendo in ogni video. Non frega un cazzo a nessuno, Cristiano, smetti. Questo è un classico vlog dove passeremo una giornata insieme a Dalila e Francesco, faremo tante cosine belle, sarà molto divertente, poi dopo scoprirete il perché. Ma adesso, dato che sto morendo di caldo, ci sono 200 gradi dentro questa macchina, sto prendendo a fuoco letteralmente, direi di andare a prendere i due dormiglioni. Ciao piccola. Sento una strana musica. Alexa, stop. Ciao pupo. Ciao bellezza. Ancora mi devo stuccare, ma c'ho l'orzaiolo nell'occhio. L'orzaiolo? Sì. Io c'ho il caffeiolo. Ma prima di uscire io devo andarmi a cambiare il giubbotto perché sto morendo di caldo. Sono vivo. Scherzo, io sono molto ordinato. Va molto meglio. Siamo pronti ad uscire. Allora, la cosa divertente che dobbiamo fare praticamente appena arriviamo, voi direte dove, un centro commerciale, è fare delle foto non a me, non a Dalila, ma a Francesco, nelle macchinette. Sarà un'impresa? Secondo me sì, parecchio. Secondo me, e Francesco non viene a dormire, sarà un problema. Come cazzo che la facciamo? Non lo so. Sarà divertente. Guarda amore, qual è la palestra dove vuoi scrivere? Sì, sicuramente. Guarda, sì. Non ci sono ragazze. No, ce n'è proprio uno fuori. Ma è vero, quella è che lavora lì. Sì, certo. Comunque dicevo, le foto servono per fargli la carta d'identità. Stavo mangiando il Kinder Bueno. Stai mangiando? Kinder Bueno. Com'è? Buono. Buono. È la squallida. Che fa Ciccio? Dorme. Guarda con le sue scarpette. Una salopette nera con una magliettina grigia. Ma quanto è perfetto, amore mio. Taxi, ci porti alle porte di Catania. 1, 2, 3, 4. Ok, siamo arrivati. Il problema è soltanto uno. Che Ciccio dorme. Ma guarda che se ora tu lo prendi in braccio lui ci gli cala la testa perché dorme. Non gli apre gli occhi, questo è il problema. Cazzo. Ottimo. Allora, però veloce, veloce, devi essere. Il problema è che abbiamo soltanto tre tentativi, Dopo tre tentativi devi scegliere tra le tre foto. E c'è un timer, quindi. Allora, foto d'essere per tutti i documenti. 6 euro, è pure aumentato. Ok. Cri, tu non ti devi sedere. Solo un secondo. Sto dormendo. Non sarà sempre. Poverino. Allora, clicca il tasto verde, amore. Ma sta dormendo. Ciccio, buongiorno amore, allora subito l'altro amore. No. Amore, vieni con gli occhi chiusi. Che facciamo? Quale cambiamo intanto? Penso più. No. Ma l'ha tagliato. Cioè ragazzi, l'ha tagliato. Come possiamo fare una carta d'identità così? Oh, non dorme mai? Ora dorme. Secondo tentativo. Ti stai incazzando? Pure io mi sto incazzando. Allora Ciccio, scegliamo la foto. Quale? Questa magari no. Questa. Però questa si vede poco in viso. Facciamo questa? Va bene, fai una seconda.
maglietta. 20 euro spesi per una foto. Che potevamo stampare pure a casa. Potevamo stampare a casa e siamo pure in ritardo. Guarda! Guarda amore! Amore, dove devo schiacciare? Guarda! Siamo nella fattoria. Guarda, lì c'è un maiale. Qui c'è un cavallo. Qui sono una mucca. Se proprio vuoi dirlo giusta. Se no va a calare. Missione carta d'identità. Missione carta d'identità. Anche se siamo molto in ritardo. E probabilmente già è chiuso. Come pensavamo. Siamo arrivati troppo in ritardo. Ma dai, c'era una persona dentro, ci poteva far entrare. Comunque, perché lei non c'aveva voglia. Perché se c'è un'altra persona dentro che sta facendo una cosa, tanto vale per entrare. No, la colpa è di Francesco, che ci ha fatto spendere 20 euro e mezz'ora per una foto. Che potevamo rifare anche a casa a sto punto. Vabbè, guardando il lato positivo, abbiamo la foto e adesso ci consoliamo con il cibo. Prima di pranzare. Pranza lui. Pranza lui. Prima è passato una coppia e l'hanno chiamato Galletto. Non so perché. Non ne ho idea. Colpa di sua mamma e di pasti di peli del cane. Ragazzi, ma voi dove trovate una ragazza così bella? Mamma mia. Mamma mia. Che sembra che ho 8 menti con questo maglioncino. Mamma mia, ma che bella sta ragazza. Altro che Belen. Ok, siamo al McDonald's. Eravamo indecisi su dove andare a mangiare in realtà. Però poi il bambino voleva le P1000. E quindi siamo venuti qui al McDonald's. Vediamo cosa c'è per Ciccio. Ne approfittiamo per mangiare. Finito. In tutto ciò, dopo aver mangiato e averci riempito lo stomaco, siamo da prenatal. Il suo posto magico. E sono qui, in questi posti, in questi negozi, che i soldi fanno. Cristiano, fai per favore passeggiare il bambino, perché mi sta piangendo. Francesco, cosa vuoi? Ti piace quel giubbotto rosso? No, scusa. Adidas, adesso entro a Toy Center e prenatal. Mi sembra ovvio. Allora amore, scendi. No. Bradipo? O vuoi il bradipo? La scimmia parlante. Poco ti assomiglia? Ti assomiglia molto. E mi è finita il Toy Center tutti i giorni da prenatale. Guarda quello per i denti, per le gengive che non gli fanno male. Certo, è importante. È importante, cretino. Mi aggredisce questa ragazza. È importante, cretino. Gli sbattiamo le cose addosso. Oh, guarda. Allora, giretto finito, abbiamo comprato tante cose da prenatal, abbiamo comprato tipo tante. Due cose. Vabbè. Che adesso andiamo da Primark. Che cazzo no? Oh sì. No, adesso lasciamo Ciccio dalla nonna e noi ci andiamo un po' a rilassare a casa. No, andiamo da Primark, Green. No, amore, andiamo un po' a dormire. No, andiamo da Primark. No, amore, andiamo un po' a dormire. No, dai, Green, amore, ma tu mi hai chiesto che volevi riposare, sì, che eri okay, stanca. E puoi stare ancora in giro? Voglio andare da Primark. E alla fine siamo qua. Non siamo andati né a casa né a farci un giro per i cazzi nostri, ma siamo rimasti da mia mamma perché non abbiamo mai voglia di fare un cazzo. Bene. Siamo stanchi dopo essere tornati e abbiamo sistemato gli animali, abbiamo sistemato un po' casa e abbiamo sonno, tanto sonno. Tra l'altro domani è sabato, io non lavoro, posso dormire un po' di più, quindi non vedo l'ora di andare a letto. Prima di mettermi il pigiama vi farò vedere una delle cose più schifose che si fanno quando si ha un bambino, nonché aspirargli il muco.
Fa schifo, fa tanto schifo. Comunque mi sono impigiamato, adesso mi lavo i denti e a breve faremo una delle cose più rilassanti che faccio a fine serata. Giustamente vi starei chiedendo, ma cos'è questa cosa che ti fa tanto rilassare? Sì, è una maschera per massaggi agli occhi, alle occhiaie, molto rilassante, molto molto bello, dura una decina di minuti e ti rilassi. Comunque sì, io sto vedendo da questi fuori, tranquilli. Ciao, ciao ragazzi. E niente, siamo arrivati a fine giornata, io sono qui che mi sto facendo questi massaggi, Dalila dorme, Francesco pure, e io sono molto 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 stanco. Detto ciò, con questo magnifico sottofondo di Nonnina Nanna, che ormai mi è entrato nel cervello da un mese e mezzo, cioè da quando è nato Francesco, vi saluto e noi ci vediamo prestissimo ad un prossimo video insieme a Ciccio e Dalila. Qui come sembra vedere che è tutto, bella regà.